Ciao a tutti, bentornati canale De Pollino 1. Oggi l'attesissimo iPhone 5 uscì in Italia, ne abbiamo preso uno nero e andremo a fare la nostra video review più accurata possibile, 18-20 minuti circa. Io voglio assolutamente analizzare a fondo qualsiasi particolare, in quanto il telefono è molto vociferato, sia dei pregi che di eventuali difetti, ed è un acquisto molto costoso, quindi io cercherò di essere il più preciso possibile. Verrà fatto anche un focus di qualche minuto, 4-5 minuti, 10 minuti circa, in un prossimo video tra un 4-5 giorni, sulle impressioni più generali dopo un utilizzo di più giorni. Io ce l'ho da una giornata circa, quindi vi darò le più informazioni possibile. Dicevamo appunto di colore nero e di colore bianco, erano disponibili in due versioni. Questa è la classica scatola, ovviamente, che la Apple ci fornisce, un po' più lunga, visto che lo schermo ovviamente è un 4 pollici. Al suo interno abbiamo la classica confezione di Apple con il nostro manualino di istruzioni. In quell'interno troviamo la graffetta per aprire lo slot di alloggiamento della Nano SIM, che è il nuovo standard che Apple utilizza e poi probabilmente verrà diffuso a tutti i telefoni. Questo standard viene o sostituita la SIM che si ha adesso come il gestore attuale che uno ha in uso, viene sostituita di solito gratuitamente, c'è anche un adattatore per usarlo con i telefoni che non hanno appunto come standard la Nano SIM, o viene data con l'abbonamento, perché il telefono è disponibile sia in acquisto che in abbonamento con i principali operatori italiani, TIM, Vodafone e H3G. Per quanto riguarda l'interno, le nuove bellissime cuffie che la Apple ci propone, che hanno anche microfono integrato e volume regolabile, si chiamano EarPod, sono veramente belle e performanti. Io non le ho ancora provate, vi dico la verità, questo poi verrà fatto nel focus tra qualche giorno, ma comunque le ho provate su un altro iPhone 5 stamattina e la qualità devo dire che è superiore alle cuffie tradizionali, proverò anche le mie. Classico caricabatterie da muro, nuovo lighting connettore che può entrare da tutte e due le parti, vedete non ha un'entrata sola ma può essere messo sia così che per così, e quindi viene sempre riconosciuto dal dock del connettore del telefono, molto più piccolo. Esiste ovviamente un adattatore per poter far funzionare i vecchi connettori dell'iPhone 4 e 4S e anche i precedenti. Mi aspettavo di trovarlo nella confezione l'adattatore, ma come al solito Apple non ci regala niente e ci ha lasciato l'essenziale, voglio dire, nessuno a dire la verità regala niente, però magari, ecco, l'unica cosina, mi aspettavo magari questo adattatore, che comunque con 25 euro circa si può ordinare, è già disponibile da oggi o da lunedì e anche nei migliori rivenditori, dove poter usare, diciamo, anche i vecchi connettori, nonché uno anche per poter usare il micro USB che è lo standard europeo, quindi anche Apple si adegua ad avere un adattatore per poter utilizzare la ricarica con micro USB, quindi ci possiamo dotare anche di questo. Andiamo a prendere il nostro iPhone 5 nero, io l'ho scelto nero perché secondo me su questo modello rende di più, sul 4S mi piaceva di più bianco, ma forse questo retro in alluminio così bello e diciamo con questo effetto visivo diverso, col nero rende di più, il bianco mi sapeva un po' d'argentato, ma questi sono solamente gusti personali, quindi io ho preferito il nero, ma anche il bianco è molto bello. Andiamo a sviscerare subito quello che si diceva dei difetti. Allora, i materiali sono assolutamente stupendi, è fatto a regola d'arte, anzi secondo me è un'opera d'arte scolpita, veramente un form factor bellissimo, arrotondato, è essenziale senza spigolature, materiale veramente raffinatissimi, robustissimi, di qualità estrema. La cura nei particolari che l'Apple ha usato in questo iPhone non l'avevamo usata in quelli precedenti sicuramente, nonostante che anche i precedenti fossero perfetti quasi, perché sappiamo che nei materiali Apple non ha assolutamente rivali, ma veramente soddisfacente la cura e la precisione dei materiali. Una cosa, si vociferava di fragilità dei materiali, allora intanto io non ho riscontrato nessun difetto nel mio modello, come vedete io ve lo faccio vedere, l'ho ritirato oggi, non ci sono crepe nelle smussature, questi sono punti di polvere ovviamente, poi le micro particelle di polvere o di plastica nelle congiunture sono magari fisse per maniaci, anch'io sono un po' maniaco ma non fino a quel punto, ma diciamo che il telefono è assemblato perfettamente. Io credo che su 10 milioni di modelli sicuramente quei 100.000 50.000 modelli un po' difettosi possono capitare, come possono capitare anche nel modello di una BMW o di una qualsiasi tua vettura o di un computer di qualsiasi altra marca, quindi fa parte un po' del rischio minimale che si ha sulle apparecchiature che si vanno a comprare nuove, c'è una garanzia comunque che ci copre da questi difetti. Diciamo, peso
peso veramente leggero, solo 112 grammi, per un'altezza di 123,8, 58,6 mm di larghezza e solo 7,6 lo spessore, quindi ridotto nel peso e nello spessore. È un'ergonomia molto bella da tenere in mano, il tatto è molto bello, è molto leggero e si impugna. Un bellissimo Retina HD display da 4 pollici, quindi saliamo a 4 pollici, 1136x640 pixel con dei neri molto profondi, uno schermo che va a migliorare ancora quello che era il 4S. Dal lato sinistro volume più o meno, siamo rimasti sullo stile del vecchio iPhone 4S, il silenzioso per togliere appunto i suoni di sistema. Sopra troviamo accensione e spegnimento e standby e chiusura blocco schermo. Sotto abbiamo le nuove casse audio, sono 3 non più 2, con un audio stereo migliorato, ancora più performante, il dock più piccolo, appunto ridotto il lighting, e l'entrata 3,5 standard per le cuffie che è stata posta sotto. Tasto centrale leggermente rivisto, leggermente più piccolo a mio modo di vedere, molto più preciso anche nel click della quando lo premiamo, ed è molto assemblato bene. C'era stato qualche difetto nei precedenti iPhone 4 sul tasto centrale, qua mi sembra che sia stato rivisto molto meglio il discorso, anche se nei miei precedenti 4 difetti non avevo riscontrati, avevo sentito parecchie lamentele su alcuni iPhone del tasto centrale, questo mi sembra che sia veramente messo in condizioni perfette. Per quanto riguarda la fotocamera e la videocamera, qui abbiamo una 8 megapixel EyeSight con un flash LED, quindi molto belle le foto, video a 1080p, quindi anche da questo punto di vista ovviamente autofocus, ha anche delle funzioni di tocca e mette a fuoco, ovviamente un sensore BCI, un obiettivo a 5 elementi, rilevamento dei volti, filtro IR ibrido, nonché un diaframma con apertura da f2.4. Io credo di avervi detto tutto sulla fotocamera. Davanti abbiamo una fotocamera anche anteriore che gira video a 720p da 1,2 megapixel, può girare anche video in HD. Altoparlante per il suono della chiamata, ovviamente qui posto al centro dello smartphone. Andiamo ad accenderlo, mentre vi dico che la batteria dovrebbe essere circa una 1440 mAh, ne parleremo durante la video recensione perché devo dirvi alcune cose. Si era parlato di un'autonomia pari al 4S, io solo in mezza giornata ho già notato che dura di più, quindi secondo me l'autonomia è notevolmente migliorata, poi nel focus vedremo. Processore 1.2 GHz dual core A6, performante, migliorato con 1 giga di RAM rispetto al precedente, quindi un processore più potente, più veloce, è assolutamente iOS 6 ultima versione. Possibilità di entrare nella fotocamera, videocamera da qui, vedete lo schermo bellissimo, definizione veramente, sblocchiamo la SIM, c'è un pin da mettere, scusate non posso farvelo vedere. Eccolo qua, ho sbloccato il pin, mi sono dimenticato di togliere il blocco, tutto in diretta, tutto live, perché io di solito lo tolgo permanentemente, ma essendo nuovo il telefono mi è sfuggita questa impostazione, di solito non mi sfuggono. Dicevamo, velocità di sistema, ovviamente siamo molto molto vicini a quello che è il discorso del 4S, migliora ancora di più la fluidità, perché ovviamente avendo un processore più potente andiamo a migliorarlo. Chiaramente chi è abituato al 4S noterà comunque che la fluidità è ai livelli uguali o leggermente superiori, quindi parliamo di un livello veramente elevato di fluidità di sistema. Per quanto riguarda la classica schermata iOS 6 è rimasto tutto diciamo come prima, potete vedere luminosità automatica impostata ma colori molto più vivi, è una definizione veramente incredibile. Io tento di avvicinare per farvi vedere che sembrano quasi stampate le icone e i caratteri, veramente una definizione molto 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 buona, molto valida, validissima direi. Anche i colori, potete vedere. Andiamo subito a fare una chiamata per sentire questo viva voce nuovo al 139. Applichiamo subito il volume al massimo. Non ci vuole molto a sentire che è migliorato, è più potente, quindi sicuramente il nuovo audio già nella chiamata. Scusate che ho aperto una chiamata alla segreteria, già nella chiamata si sente che è migliore, si sente che è più performante, leggermente gracchiante, ma questi sono i servizi clienti degli operatori che sono sempre un po' con queste uscite audio un po' strane, però l'audio si sente veramente pulito, poi lo sentiremo, quindi io direi
assolutamente che già nel viva voce abbiamo un miglioramento per quanto riguarda l'audio. Messaggistica, se ne è parlato molto di questa tastiera che aveva questa leggera sensibilità in meno, io non l'ho assolutamente riscontrata. Io adesso clicco a caso, vi faccio vedere la P che è la più lontana, io la posso cliccare 1000 volte e prende assolutamente perfettamente, nessuna differenza col 4S, anzi touch migliorato, più sensibile rispetto all'iPhone 4 secondo me. La tastiera assolutamente piacevole come al solito, noi possiamo assolutamente scrivere i nostri messaggi come meglio crediamo, poi vedete che Paolo verrà sempre comunque a correggerci, lui sa già scrivere De Paolino, ancora quasi non mi conosce, ha scritto tuo Paolino, comunque veramente performante, video, visore o video recensione, video, comunque conoscete bene la tastiera dell'iPhone, non mi dilungherei, video, recensione, e poi possiamo inviarla, MMS, eccetera, eccetera, aggiungere foto, immagine, comunque ovviamente nei nostri messaggi, ma come potete vedere la rotazione, ovviamente accelerometro, neanche a dirlo, è assolutamente ai massimi livelli, quindi tastiera veramente performante, nonché touch, al contrario, remo contro, dico migliorata la sensibilità, per quanto ne riscontro io. Connettività ovviamente, allora qui abbiamo un Bluetooth 4.0, quindi l'ultimissima versione, GPS, ovviamente a GPS, Wi-Fi a 4 GHz, quindi l'ultima banda è 4 e 5 GHz, quindi ultime bande disponibili, più performanti, più innovative per quanto riguarda anche il Wi-Fi, ovviamente a ABGN, e ovviamente come diciamo anche la connessione LTE, quindi è 4G, non c'è l'NFC come si era chiacchierato, quello ancora non è stato implementato, anche se ancora oggi è una tecnologia che si usa poco, devo dire, sicuramente nel prossimo iPhone verrà implementata, è rimasta fuori, ma è comunque 4G, dove è disponibile in Italia, si sta incominciando ad affacciare anche 4G, si può arrivare dai 60 ai 100 megabit per secondo nominale, ovviamente poi bisognerà vedere le celle disponibili, i soliti discorsi. Ma comunque comprende anche questa tecnologia molto interessante, ovviamente è UMTS quad band HSDPA 21 punto megabit per secondo e 5.76 in upload e 21.1 in download, nonché poi 4G fino appunto a 60-100 megabit per secondo ove disponibile la connessione che stanno incominciando a diffondersi. Parlavamo di Wi-Fi, molto performante, molto stile iPad migliorato, aggancia bene, e il segnale è molto potente anche se ci distanziamo dal punto d'accesso, rimane sempre sulle 2-3 tacche, almeno che non andiamo fuori portata, ma rimaniamo sempre tra 1-2 tacche anche a tanti metri di distanza, ho provato a casa mia, quindi anche da questo punto è migliorato. Batteria, la batteria, io sono al 77%, lo sto utilizzando da stamattina in modo intenso, a me mi sembra migliorato, io mi ricordo che col 4S in mezza giornata ero già al 45%, quindi mi pare già che dalle prime impressioni, come si era sentito dire, la batteria ha un miglioramento netto rispetto a quello che era la precedente versione, quindi l'iPhone 4, quindi ci vado cauto, non è una batteria ancora ai livelli dell'iPad sicuramente, ma la giornata a uso intenso secondo me la può coprire con meno patemi. Da quello che posso prevedere potrebbe arrivare a sera con molto meno patemi o all'inizio della giornata dopo. Mi riservo di provarlo altri giorni per darvi una definitiva e un definitivo giudizio su quello che è la batteria, ovviamente del tutto. Navigazione web ovviamente non è un segreto per quanto riguarda, andiamo su Virgilio sicuramente a fare una prova subito, lo aprirà in versione mobile, è velocissimo ovviamente. Rotazione, vedete, questa è la versione mobile, apriamo la versione desktop classica subito, vedete velocità veramente di caricamento eccezionale come sempre iPhone ci ha abituato, pinch to zoom senza nessun minimo lag o impuntamento, vedete colori, risoluzione, scrolling, tutto pronto, rispetto all'iPhone 4 è ancora più veloce. Una navigazione veramente godibile con questo 4 pollici che adesso 16 noni ci permette di visualizzare meglio le pagine, di vedere soprattutto video e situazioni diciamo di streaming e di foto in maniera molto più godibile, questo sicuramente, vedete? Ok? Per quanto riguarda l'audio, parlavamo appunto di audio e noi vogliamo sentire qualcosa di questo audio perché sennò non riusciamo a quantificare appunto la qualità. Andiamo ad aprire una canzone. Vediamo un attimino, eccola qua. Giorgia, tu mi porti su, io cambio ogni volta ogni video review, e fa anche rima, perché vediamo se siamo sotto copertura Wi-Fi, ovviamente, non 3G, dovrebbe lo streaming partire, eccola che arriva.
mettiamo al massimo, molto buono, molto pulito, non graffia, è più potente rispetto all'iPhone 4, è al massimo del volume. Lascio giudicare a voi, per me l'audio è molto buono, per quanto mi riguarda almeno, per quello che riesco a sentire io, migliorato sicuramente da quello che era il discorso del precedente iPhone. Fotocamera, videocamera, abbiamo fatto qualcosa anche qua, mi sono permesso di girare un video in Full HD e delle fotografie, ovviamente, eccole qua. Qui veramente non me lo aspettavo, ma il miglioramento c'è e si vede. Guardate i colori di queste foglie. Questa è una foto che ho scattato io oggi, ne ho scattate due. Ma la nitidezza e i colori delle foto sono nettamente meglio del 4, poi lo schermo vedete già la risoluzione, i neri, i contrasti che ha, sono sicuramente validissimi e superiori al precedente iPhone. Per quanto riguarda i video, anche lì, miglioramento, scusatemi, assolutamente, proviamo a vedere questo video, volume al massimo, girato. Scusate, è uscito. Alzo il volume. Amici, canale De Paulino 1, ecco il video full HD dell'iPhone 5 per la video review. Allora, per quanto mi riguarda, siamo assolutamente in linea con l'iPhone 4S, ma con un miglioramento sicuramente nell'audio, si sente subito la voce nel video, ma anche una fluidità migliore. Sicuramente questo è merito anche del processore, anche se non di molto. Sulle foto invece siamo nettamente migliorati, ma anche sul video sicuramente abbiamo un passo in più. Quindi anche il reparto video, camera e fotocamera molto molto bene, direi. Questo sicuramente ci dà un altro punto di forza per dare un miglioramento a questo telefono. Applicazione, ovviamente abbiamo la solita vagonata, io ho già scaricato un po' di applicazioni dall'App Store con una nuova grafica, l'App Store con questa nuova grafica bella, ve la posso far vedere velocemente, abbiamo ancora qualche minuto per poter sviscerare. Ovviamente a FaceTime per fare le videochiamate anche in 3G, non più solo in Wi-Fi. Aggiungo anche questo, vedete questa nuova versione che ha praticamente l'Apple Store, vedete? Un'altra cosa che possiamo far vedere nelle immagini che non abbiamo fatto è il pinch to zoom anche su una foto, forse l'avevo fatto, non mi ricordo più, ma la fluidità assolutamente nettamente migliorata. Quindi io direi che possiamo tirare le somme, perché poi a fine a 17 minuti abbiamo capito bene di cosa parlavamo, di che telefono parlavamo, di che qualità parlavamo. Cosa dobbiamo dire? È difficile adesso dare un giudizio così su due piedi dopo mezza giornata dell'utilizzo, ma si capisce subito una cosa, che questo telefono a me ha impressionato molto. Eccoci, tornate, scusate, c'è un miglioramento assolutamente netto rispetto all'iPhone 4S, anche se non mi aspettavo così elevato, da quello che ci diceva in giro se ne parlava molto bene, ma qualcuno era un po' scettico, invece ho trovato veramente più leggero, più compatto, più sottile, assolutamente materiali di primissima qualità e veramente assemblati benissimo. Processore un po' più veloce, miglioramento fotocamera, videocamera, schermo incredibile, quindi un'opera d'arte messa in mano di un utente e fatto smartphone. Io posso solo dirvi questo e non voglio esagerare, ma il telefono è veramente veramente il migliore, perché quando le cose sono belle bisogna dirlo, e in questo iPhone è riuscito ancora una volta a diventare il punto di riferimento per gli smartphone. Gli altri stanno sempre cercando di migliorarsi, forse anche grazie a Apple gli altri furia di inseguire diventano sempre più bravi, hanno telefoni sempre più belli, quindi c'è anche una concorrenza molto valida. Difetti, sicuramente uno, aprire un po' di più il sistema operativo allo scambio di file eccetera eccetera, che questo a lungo può dare fastidio a molti, e sicuramente il prezzo non mi piace, perché stiamo parlando di un telefono che comunque aumenta di 30 euro a 729 euro, insomma 30 euro in più di quello che era l'iPhone 4S, ed è un, penso, il prezzo più caro d'Europa, hanno detto, per la versione 16, poi andiamo a 800 euro e passa per la versione da 32 fino ai 950 euro circa della versione da 64. Sicuramente tutti gli smartphone, visto che io sono molto per la democratizzazione dei prezzi, non dovrebbero superare i 500 euro. Se si pagasse 599 questo e 500 euro, 550 euro il Galaxy S3, saremmo più
più contenti tutti, sarebbe più reale, diciamo, e più umano il prezzo del telefono. Quindi diciamo che si potrebbe fare meglio sul discorso prezzi. Sicuramente il fatto di averlo pagato più che in altri paesi, secondo me, oso dire che è stata un po' una furbata per far vendere più abbonamenti, spingere quei 30 euro in più e invogliare meno all'acquisto e a fare più l'acquisto a rate con abbonamento, che può essere una soluzione per uno che poi non si troverà infastidito dalle rate, perché attenzione poi a fare questi abbonamenti se non si hanno poi fastidi appunto nel gestire, perché sono lunghi 30 mesi, io non voglio parlare male di operatori, cose, io non ho peli sulla lingua e non sono pagato da nessuno, quindi tento di indirizzare quello che gli abbonamenti sono validi, danno la possibilità di dare uno smartphone così costoso a tutti, ma vanno fatti con la testa, piuttosto acquistatelo se c'è la possibilità, così uno non ha vincoli e lo può prendere. Sicuramente il prezzo è troppo elevato come per tutti gli smartphone, ma comunque lui sicuramente è un grandissimo telefono. Da Paolo alias De Polino 1 è tutto, io vi ringrazio come sempre dell'attenzione e ci rivediamo alle prossime. Grazie e ciao.